Dopo il diluvio di emozioni di eh, Bari Lanciano eh, una partita tranquilla questo Modena Bari 0-0 punto Prezioso, molto prezioso che avvicina il bari al traguardo della salvezza, anche se bisognerà ancora un po' soffrire. In verità eh, è un pareggio che è passato un po' inosservato perché ieri eh, la società non ha pagato, come sapete, gli stipendi gennaio-febbraio 2013, quindi anche l'anno prossimo si comincerà sott'acqua, meno 2, senza considerare i punti di penalizzazione per il calcio scommesse. Se questo è il calcio a Bari. Che facciamo Gigi? È il terzo anno Enzo No, meno male adesso Ringrazio il truccatore per i 40 anni Ha messo il fardo in faccia No, a parte tutto Enzo non è possibile Sistematicamente Però mi auguro che, che qualcosa cambi Anche perché per fortuna Almeno sul piano tecnico I risultati degli avversari ci hanno, ci hanno confortato La partita è stata una partita normale però Anche perché intelligentemente Il Modena avendo paura del Bari Ha preferito accontentarsi anche loro del punto Alla fine alla fine poi è la stessa situazione che mi auguro si verifichi sabato prossimo quando alle ore 15 giocheremo, giocheremo sempre a Modena con il Sassuolo. Non abbiamo mai perso con il Sassuolo, l'abbiamo incontrato due volte, abbiamo vinto e due le volte, mi auguro di fare risultati anche per casa Sassuolo, avendo vinto fuori, fuori, adesso stanno cercando anche loro di centellinare forza e di giocare al punto al punto. Però ripeto, c'è un amico in linea, credo sì, dall'inizio della trasmissione mi chiedo scusa, pronto? Un cordiale saluto ad entrambi, Ciao Antonio da Modugno. Ciao Antonio, ciao. Una cortesia sì. al programmatore: si può riferire di togliere la storia del, del cinematografo, che ormai è eh. eh, il tormentone. È una, co una cosa nostra. Guarda, di, ti, prometto che, ti prometto, ti prometto, che la prossima settimana montiamo un po' di eh, gol del se... bar. E nell'attesa facciamo dei gol del no, bar. No, Bari, ci vabbè. sono due galletti sì. che quelle ormai sono al Forno, da, da una vita va bene. Un'altra cosa sì. volevo aggiungere: possibile che Bellomo fa talmente schifo che preferiamo De Falco che su 5 palloni ha sbagliati 7 Ma come si fa a sbagliare 7 palloni? Grazie, grazie per il tuo intervento. De Falco è entrato, però a partita in corso, no? Sì, De Falco è entrato a partita in corso. Secondo me in questo momento è preferibile anche perché è Importante perché al momento opportuno, se le sbagli De Falco consente, a me non me ne frega più di niente. Se sbaglia Bellomo, si può, può da capo andare in depressione. Preferibile e secondo me, preferibile. Depressione tecnica, eh, è chi, eh, non, è chiaramente, eh. non, solo quella. Anche perché in questo momento, essendo una partita abbastanza, una partita abbastanza importante, i punti sono importanti. La presenza dei Falco in virtù di maggiore esperienza dà sicuramente più tranquillità. Che poi De Falco le sbagli le palle. De Falco è uno di quelli che abbiamo preso due anni fa e faceva parte del. Beh, però del, non andò male il primo anno, De Falco. Sì, eh. Enzo ha fatto 5-6 gol, se non si no, metteva Giocava in anche meglio di come si Sì, sta però chiaramente Enzo, aggiunge, però, a sua, a sua colpa il coinvolgimento di scommesso, a sua discolpa che sta a 6 mesi fermo. È chiaro che la condizione, una volta che l'hai persa, è difficile trovarla. 080 501-9998. Però, ripeto la notizia. Più importante che eh, 700 mila euro non sono stati pagati, erano gli stipendi. Penso un po', adesso Beh, bisogna ci pensare sono quelli... a 6, ,5, 6 ,5 milioni e mezzo per giugno. Sì, per giugno, iscrizione al campionato, poi io mi auguro che il direttore sportivo, in virtù della tanto decantata abilità, riesca a vendere il famoso tesoretto. Insomma, uh -huh. che è chiaro a questo punto, può anche darsi che le società, che poi tra le società c'è. Una correttezza unica verranno, ti metteranno il coltello alla gol e ti diranno: 'Mi vuoi dare Cepitelli? Ti daranno eh, una cassetta di frutta e via. Il problema è solo quello. Perché normalmente quando uno fa affari, mette, mette in condizioni chi deve vendere di vendere male. C'è un'altra linea, pronto? Nicola? Ciao Nicola Saluta, Ciao. Gigi. Ciao. Grazie. Enzo, ormai è chiaro, l'unico scopo di queste persone. È quello di creare un danno alla città. Ormai è chiaro: uh -huh. hanno detto va bene, il debito lo paghiamo noi, però i stipendi non sono stati pagati e non sappiamo se l'iscrizione all'anno prossimo verrà fatta. Quindi cercano un modo, cercano tutti i modi di creare un danno perché loro effettivamente non volevano mai lasciare il Bari. Però ormai, siccome sono accerchiati, uh -huh. hanno capito che devono, ormai devono lasciare il Bari. L'unico modo è quello di creare il danno. A questo punto gli imprenditori si devono fare vivi, perché loro ormai hanno detto che i debiti li pagheranno loro. Allora, gli imprenditori devono farsi vivi adesso, cioè qua bisogna muoversi, sono davvero altro che eccellenza. Torniamo in terza promozione, o si muove questa città, o il calcio è davvero finito a base. Grazie per il tuo intervento. È chiaro che adesso se venisse fuori un imprenditore con delle buone credenziali, eh, credo che. Sarà impossibile per i Matarese non vendere, eh, non sarà impossibile non cedere perché sarebbe veramente delittuoso non cedere vorrebbe dire eh, fare del male a questa squadra e a questa, a questa città. Per carità, eh, è giusto fare bene i conti, però senza ma e senza se. Davvero eh, che Dio ci dia no, un qualcuno, qualcuno credibile che vada alla trattativa perché in questo momento è il momento eh, giusto. Per eh, chiudere eh, la partita, per eh, come dire, creare presupposti eh, diversi. Perché io credo che la forza dei matarresi in questo momento è che siano convinti eh, che non ci sia nessuno. Interessato al Bari. Noi abbiamo partecipato all'incontro l'altro giorno in Comune, l'altra sera in Comune eh, organizzato dal Comitato per la Rinascita. La mia sensazione, sentendo parlare l'Onorevole Antonio è che in fondo, in fondo eh, sia convinto, la famiglia proprietaria del Bari sia convinta che non c'è un'alternativa a loro. Ma Enzo io ritengo che il momento in cui adesso a prescindere il tono, il tono di Nicola che io concepisco e capisco, questi non è che Fanno il danno a Bari e vanno via da Bari, c hanno tutte le loro attività, e sono attività praticamente abbastanza floride perché c'è da dire, a parte tutto è un'azienda creata da Don Salvatore Mattaresi. Io all'inizio del Bari, ai primordi del Bari di Antonio Mattaresi, ho collaborato con loro ed è gente che ha creato, si è creato un impero lavorando. È chiaro che il calcio per loro adesso è diventato quasi superfluo e si sono resi conto che loro, mentre il calcio è cambiato è cambiata al punto tale che presidenti che sono arrivati dieci anni fa, la prima cosa che hanno fatto centro sportivo, vedi pulvirenti acquisti, hanno creato praticamente il movimento Catania, hanno creato il movimento Romano. Loro sono rimasti trincerati su quelle idee di, di chiamiamola, sacra famiglia molto legate a loro, però nel calcio loro, non hanno, a devo pensare, che non hanno mai creduto. Adesso mi auguro che, secondo me, la gente, la gente disposta ad investire nel calcio, cioè, perché signori miei, questa città deve partire. Deve anche perché Gigi, per carità, la crisi è diffusa, grave e generalizzata, però mi sembra che Bari sia ancora una volta purtroppo l'epicentro della crisi calcistica, perché per carità c'è un sacco di squadre in difficoltà in questo momento, però i primi a prendere i punti di penalizzazione anche per l'anno sì. prossimo siamo noi. Enzo eh? non dimenticare. E parliamo di 700 mila euro, quindi non una cifra tutto sommato e non esorbitante no, per però... chi... Non, Quindi, dimentica non dimenticare ancora una volta, questo deve far riflettere: non Bari ancora una volta maglia nera da questo punto Nei di vista. Nei 20, eh. primi 20-25 anni di gestione di Matarese, venire a Bari era un motivo di orgoglio. Mm -hmm. Io ragazzino sentì tentorio che rifiutava di venire a Bari, poi sono venuto a Bari, si sono fidanzati, si sono presi il pesce, hanno venduto le partite. Parliamoci chiaro: Bari era ed era un Eldorado per i calciatori, mm -hmm. adesso è rimasto Eldorado per qualche calciatore, vedi che zanno. Però per il resto, adesso siamo sulla bocca di tutti per tutti, gli scandali, le escort, le eh, situazioni varie. Però pensare che un imprenditore in questo momento deve venire e si deve accollare i due punti di penalizzazione, gli altri tanti, perché se non ti schifo... E poi di punti bianchi c'è anche ora l'incubo del, delle scommesse, vedi Bari per Bari Trevis. Però alla fine sono convinto che qualche imprenditore ricco che crede, perché la prova testimoniale è Bari. Due, due, eh, quando è stato? L'altro martedì, quando è stata La vigilia, il giorno in cui c'era il comizio, a bar c'erano 10.000 persone, 10 persone allo Stato 10.000 persone allo stadio, vuol dire che abbiamo sicuramente fatto maggiori, le maggiori presenti di tutta la Serie B. Allora, eh, pausa pubblicitaria, la seconda parte anche un po' di torrente, quello che ha detto dopo la gara contro il Modena, e continueremo a parlare della piaga a questo punto eh, societaria, tra poco.